Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo sempre in compagnia di Marco, abbiamo ascoltato la parabola dei vignaioli omicidi e un attimo prima, l'altro ieri, la domanda insomma, degli scribi e dei farisei che domandano con quale autorità fai queste cose e poi Gesù risponde, insomma, ditemi Giovanni Battista se la sua predicazione viene dal cielo o dal mondo di Dio, e c'era molta ironia. E qui ci troviamo in un altro brano molto simile, perché mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno. Si sono già beccati delle belle mazzate, no? Perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. E qui dimostrano già, come dire, appunto, il fatto di voler mettere in crisi Gesù, ma il fatto di non averlo affatto capito. Perché non è vero che Gesù non guarda in faccia a nessuno. No, Gesù guarda in faccia precisamente ogni singolo che incontra. Gesù non è uno che spedisce giudizi così a partire dalla sua verità e dal suo rapporto col Padre. No, Gesù guarda in faccia ognuno. Non è vero che non guarda in faccia alcuno e che quindi spara sentenze così. No, no, state sbagliando. È lecito o no, continuano, pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Vanno a colpire insomma, un argomento spinoso, perché quando si tocca il portafoglio, capite, e poi il portafoglio toccato da chi è considerato insomma, un dominatore come Roma, la questione è molto delicata, no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Intanto non avrebbero dovuto avere monete di Cesare, perché sarebbe dovuto essere un'impurità per loro, ma è come che ce l'hanno i denari di Cesare nelle tasche, e quindi glielo portano. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione, sentite quanta ironia, di chi sono? Chi è questo tale? Risposero di Cesare. Gesù disse loro: quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Quindi pagate il contributo, pagate le tasse. Perché così si costruisce e si sostiene una società. Ed è un argomento spinoso anche per noi, perché il pagare le tasse per noi cristiani, insomma, è un argomento appunto spinoso. Guai a toccare queste cose qua, perché altrimenti andiamo tutti in crisi col dentista, l'idraulico, l'elettricista, eccetera, eccetera. A Cesare quel che è di Cesare. Ma a Dio quel che è di Dio. E che cos'è di Dio? La tua vita. Non perché lui la possiede, ma perché la nostra vita è nelle mani di Dio. E quindi dobbiamo restituirgliela donandola, facendo della nostra vita, noi stessi, un dono che abbiamo ricevuto e che adesso restituiamo, doniamo. Scusate, e qui c'è tutto, ecco, dicevo l'altro giorno, ma non con voi, ecco, Don Bosco, no? Insomma, buoni cittadini e buoni cristiani, adesso non è proprio così, ma non mi veniva più il termine. Buoni cittadini, quindi diamo il nostro contributo per la società, per le scuole, per la sanità, eccetera, eccetera. E chi evade le tasse è un ladro, diciamocelo, ecco, è un ladro.
questa cosa qui è un po' scomoda da dire, no? Perché c'è sempre, insomma, della grande polemica su questo, ma dobbiamo farlo, anzitutto noi come chiesa, come parrocchie, ecco, noi abbiamo un movimento grande che magari voi intuite, ma non esiste. Io mi arrabbio quando qualcuno mi dice con IVA o senza IVA. Ma come? No, non me lo puoi chiedere sta cosa qua, perché l'IVA va pagata e quindi io te la pago. Certo, potrei dire, ah, risparmio un po', la sottraggo, non la pago, ma sarebbe un furto nei confronti della collettività. Questa è la mia opinione e secondo me in questo caso è un'opinione evangelica. Ma a Dio restituiamo quel che è di Dio, cioè cerchiamo di dare a Lui con gioia la nostra vita. Le cose belle della giornata di ieri, adesso c'è il computer che sta impazzendo, che sventola come non so cosa, non so quanto sentiate il mio audio, ma anche ieri ringrazio per le persone che ho incontrato, per i dialoghi personali che ho avuto e mi fermo qui perché non riesco quasi a parlare. Ale, buona giornata a tutti voi.